Dunque, ha ripreso vigore in queste ore l'incendio che è in corso ormai da alcuni giorni sul versante pescarese della Maiella. Ieri la situazione sembrava sotto controllo, proprio a quest'ora abbiamo fatto il punto con il nostro Luca Pompei. Invece, nella serata e anche nella notte ci sono stati ulteriori fronti di ripresa delle fiamme nell'area boscata, un'area piuttosto estesa. Sul posto questa mattina c'è la nostra Anna Di Giorgio che ha avuto modo di parlare con le tante persone che sono impegnate sul fronte della lotta al rogo. Allora, Anna, quali sono le ultime novità di questa mattina? Carmine, buongiorno a te. Sì, Buongiorno. buongiorno anche ai nostri telespettatori. Dicevi bene tu, siamo ritornati questa mattina proprio qui nel territorio comunale di Letto Manompello per fare un po' il punto della situazione su questo vasto incendio che sta interessando ormai da domenica il territorio comunale di Letto Manompello, per la precisione Passo Lanciano, in un'area appunto protetta che è quella del Parco Nazionale della Maiella. Con la telecamera di Andrea Berardinelli in questo momento ci troviamo sulla cima del blockhouse e siamo venuti qui perché è da qui che si possono vedere bene le colonne di fumo che si stanno alzando perché le fiamme appunto hanno ripreso vigore, complice il tempo. La situazione è comunque sotto controllo, così ci è stato detto questa mattina, perché sono al lavoro una cinquantina di persone tra Protezione Civile, Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco, Esercito con gli alpini del 9° Reggimento del Battaglione Vicenza, ma anche i tecnici del parco e i tecnici del Comune di Letto Manompello per cercare di domare appunto le fiamme anche con l'ausilio di mezzi aerei. Siamo sulla cima del blockhouse adesso in diretta appunto, ma questa mattina eravamo stati proprio nel piazzale di Passo Lanciano dove praticamente ci sono i mezzi e il personale di soccorso che stanno effettuando queste operazioni di spegnimento e allora abbiamo sentito proprio Fabio Ferrante che è il referente regionale dell'AIB, l'antincendio boschivo appunto della regione Abruzzo, che ci ha spiegato un po' qual è ad oggi la situazione, parlando soprattutto di quella che dovrà essere una corsa contro il tempo, perché l'incendio andrà spento il prima possibile per evitare che da domani, complice un incremento del vento, la situazione possa ulteriormente peggiorare. Ma allora sentiamo l'intervista proprio che ci ha rilasciato questa mattina Fabio Ferrante. Sì, dal mezzogiorno, circa mezzogiorno di domenica, fino a questo momento l'incendio è ancora attivo, sta interessando circa 35 ettari di superficie già bruciata e si sta estendendo in questo momento su due fronti, uno versante sud che sta insistendo verso Monte Passo Lanciano, uno versante nord che sta insistendo invece verso valle tra il comune di Letto Manoppello e Serra Malacesca. Quanti mezzi e quanti uomini sono impiegati per contenere le fiamme? Tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Esercito, Carabinieri Forestali, Parco, autorità locali comunali, contiamo circa 50 persone e una quindicina di mezzi. È una situazione molto complessa perché ci troviamo in una zona ricca di vegetazione, soprattutto a terra, perché l'incendio sta ripercorrendo un vecchio incendio del 2007, dove praticamente troviamo tantissima necromassa a terra che è come petrolio vegetativo e sta richiedendo sforzi veramente disumani e stiamo cercando di fare di tutto per contenere il più possibile questo incendio. C'è una tempistica che si prevede, a tal proposito vediamo anche gli elicotteri, in questo caso l'elicottero della Regione Abruzzo che sta caricando acqua per spegnere l'incendio. Che tempistica si prevede per incendi di questo tipo? Allora, in questo momento noi stiamo operando con un elicottero della Regione Abruzzo, con l'Erickson e due can messi a disposizione dal COAU. Non c'è la possibilità purtroppo di definire una tempistica. Abbiamo degli obiettivi, perché purtroppo sappiamo che nella giornata di domani dovrebbe aumentare di parecchio la ventilazione, quello di cercare di contenere il più possibile e di rendere gestibile l'incendio entro la giornata di oggi, perché altrimenti domani avremo delle grosse problematicità. Qui vi posso
posso garantire che Vigili del Fuoco in primis, Protezione Civile, Esercito, Carabinieri Forestali con il parco e amministrazioni comunali stanno veramente facendo di tutto per cercare di risolvere questa situazione. E ripeto, è una situazione molto complessa. Io ho avuto purtroppo esperienze anche in altre situazioni del genere, mi ricorda tanto il Morrone del 2017 come tipologia di vegetazione a terra. Lei è anche un cittadino di Letto Manoppello, insomma, vedere questa parte del territorio abruzzese, che tra l'altro è un tesoro per l'intero Abruzzo, andare in fiamme, insomma, è davvero triste, preoccupante. Guardi, se devo essere sincero, ancora ho tempo di riflettere come cittadino di questa problematica, dal punto di vista di cosa, però sto vedendo molta solidarietà da parte dei cittadini di Tonopello che hanno a cuore questa montagna, sanno che veramente la perdita di ogni singolo ettaro è una perdita importante per loro, quindi è un momento abbastanza difficile, ma io spero che riusciremo a risolvere il prima possibile. Spento l'incendio, poi cosa si dovrà fare? Spento l'incendio, si dovrà verificare la vera entità del danno, in particolare quello sulla vegetazione che non era stata interessata dall'incendio del 2007, e poi provvedere semmai a rafforzare delle linee tagliafuoco che permettano in qualsiasi modo di accedere in questi punti complessi della montagna.